Stendo. Paolo, sono fortemente critici anche con l'onorevole Marcato. C'è Mohamed che è da 11 anni qui dal Marocco. Cosa vuol dire l'onorevole Marcato? Mi manca solo quello, no, no. Cosa vogliono dire a Marcato? Allora, bisogna, sentiamo. Allora, ho una cosa da dirti. Da 11 anni che sono qua, le cose sono cambiate. Da dove arriva? Fino ad oggi, adesso la situazione è peggiorata. Però il governo che sta lavorando. Ma da dove arriva lei? Sta cercando di risolvere questo errore. Da dove arriva lei? Sono dal Marocco. È un'altra guerra che là. Sono marocchino. Sì, ma c'è, che guerra c'è in Marocco? È arrivato dal Marocco clandestino, poi qui. Ah. Che guerra c'è in Marocco? Allora, c'è umano, ascolta, sono venuto qua anni fa, non c'era la guerra. Ah, non c'era la guerra. Oh, ma come dicono che tu... Poi ci sono cercato di risolvere i miei problemi, a cercare la fortuna. Fatto poi bene. Sono stato risolti tutti i miei problemi qua in Italia. Bene. Il problema è voi, cosa avete fatto a questo paese? Non hai ragione, sì, sì. No, ma guarda, se continui così ci fai uno spot. Non ho capito la domanda. Cioè, lei, scusi, perché lei ci dice. Scusate, siamo stati. Cosa hai fatto? Ti ha chiesto cosa hai fatto, te l'ha detto nella tua lingua. Non dire che non hai capito la domanda, no, vergognati. No. Ti ha fatto una domanda nella tua lingua. Non ho capito, tu non ho detto che non ho capito. Non ho detto che non ho capito. Voi leghesti, cosa avete fatto? Parla la tua lingua meglio. Cosa avete fatto voi? Almeno il governo di Renzi, il ministro sta cercando di risolvere questi errori. Voi cosa avete risolto? Siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti. No, no. No, comunque voglio dire al rappresentante del PD, chiediamo all'assessore Marcato oltretutto qual è i risultati della Bossi-Fini, perché la Bossi-Fini sicuramente ha aiutato, no? Tutta l'integrazione, perché quando siete stati voi al governo è stato quello, no? Probabilmente la mossa più efficace poi è stata una sanatoria finale, perché tanto i problemi poi si risolvono con la sanatoria finale. Non l'avete invece capito, adesso che c'è qualcosa di diverso, adesso che c'è qualcosa di diverso, si vede di allora e col governo Salvini, perché Salvini aveva proposto tutto. Peccato che non stiamo governando, peccato che quando toccava loro comunque questa cosa non è stata fatta. Allora io D'accordo, d'accordo. Scusate. Mi fate vedere la folla oceanica che c'è dietro, che ascolta il dibattito. Non vi preoccupate delle folle oceaniche. No, mi sono messo la barriera. Da lì.